Se vedi che gira, ok, va, bello. Oddio, ho perso il filo, però adesso. Sta dicendo in quale motivo hai denunciato la BCE, Ah, la sì, ho denunciato la BCE perché a partire dall'81 è successo una cosa gravissima. È stato, diciamo, sovvertito il sistema gradualmente dall'interno attraverso le infiltrazioni da parte delle grandi multinazionali internazionali e il collocamento di uomini loro nei gangli vitali dello Stato. Per cui poi si sono cominciate ad approvare una serie di leggi attraverso il controllo e l'acquisizione da parte del sistema finanziario di molti senatori, di molti deputati, e quindi si è, distorto il sistema che una volta era virtuoso. In particolare, questa, serie di leggi ha fatto andare agli antipodi il sistema fiscale con il sistema monetario. Il sistema fiscale deve essere, in parallelo, in simbiosi col sistema monetario perché, e finanziario, perché se non girano esattamente allo stesso regime, succede quello che succede oggi, quello che sta succedendo oggi, e cioè che da una parte non c'è più il sistema monetario perché praticamente è sparita la moneta, non c'è più la liquidità, e viceversa il fisco diventa iperbolico in un momento in cui non c'è liquidità. Mi diceva un amico poco fa che l'INPS non la paga più nessuno. L'INPS non sta più pagando nessuno perché più nessuno ha i soldi per pagare l'INPS. L'80% dei contribuenti non riescono più a pagare. E quindi l'INPS dovrà dichiarare fallimento a breve, probabilmente. Non lo dichiarerà perché al 5% la proprietà della Banca E d'Italia, quindi certo, comunque si viene e la certo. Entriamo nei coinvolgimenti, nei contorcimenti logici che questo paradosso ha portato. Allora, io faccio. conto della Banca d'Italia. L'INPS ha il 5, 5%. qualcosa della Banca d'Italia, sì. Era consociata la banca. Che raccoglie il 12,5% della proprietà della BCE, dalla quale proviene quelli. No, il 14, Sì, 14, cioè la proprietà 14,8. sulla base della grandezza dello Stato, quindi l'Italia è 14. Allora, che cosa succede? La cosa grave è questa dicotomia totale fra sistema monetario e quindi retributivo, contributivo, come vogliamo chiamarlo, di qualunque specie sia di pagamento che ognuno contribuisce, trae vantaggio, e dall'altra il sistema fiscale che deve fiscalizzare queste entrate. Questo deve essere un sistema armonioso, un sistema coerente, e invece purtroppo gradualmente nel corso degli anni è degradato. E quindi oggi ci troviamo, io faccio questo paradigma, ci troviamo come, allora facciamo un esempio, poi vi distribuirò dopo dei documenti che dimostrano quanto io vi sto dicendo adesso, documenti ufficiali della Commissione Europea. Allora, mentre la lira una volta era convertibile in euro, in oro Dollaro, o argento, che poi era convertibile. esatto, vabbè, non entriamo dopo nel Sì. dettaglio perché sennò qui non facciamo, rischiamo, se entriamo nel dettaglio, di far capire niente alla gente. Allora, mentre prima era convertibile in oro e poi successivamente non era più convertibile in oro, ma comunque faceva parte del tesoro in quanto era controllata dalle tre banche di interesse nazionale che controllavano il pacchetto di maggioranza della Banca d'Italia, che però era quindi un serpente che si muoveva la coda, perché è vero che lo Stato aveva il debito pubblico, ma era anche vero che questo debito pubblico era per la quasi totalità in mano alla Banca d'Italia, per cui siccome la Banca d'Italia era proprietà del Ministero del Tesoro, era un circuito che comunque, nonostante fosse apparentemente Era un casino, un comunque alla fine era virtuoso, perché comunque si portava a compimento un circuito.
Era un debito con noi stessi. Era un debito con noi stessi, quindi non c'aveva nessuna influenza negativa. E quindi il sistema fiscale era in funzione del fatto che chi ci aveva in tasca 100.000 lire, quelle 100.000 lire erano oro in tasca a chi ce l'aveva. E quindi giustamente se ce l'aveva in tasca aveva avuto un incremento di valore, e quindi avendo avuto un incremento di valore era giusto che pagasse le tasse, perché era lui il destinatario finale di quell'incremento di valore. Non so se è chiaro il concetto. Poi è subentrato tutto lo stravolgimento che abbiamo detto, è entrato in vigore l'euro. Entrato in vigore l'euro, oggi sappiamo, seconda conferma dell'altro ieri, la prima domanda è stata posta dal deputato europeo della Lega, Mario Borghezio, a luglio, e la Commissione europea gli ha risposto che l'euro è di proprietà fin dalla nascita dell'emissione e sempre, solo ed esclusivamente della Banca Centrale Europea. L'altro ieri il signor Marco Scurria, che è un altro deputato europeo del Partito della Sinistra, Partito Democratico, ha avuto la risposta anche lui l'altro ieri dalla Commissione Europea, e la quale ha detto che non risulta, che lui ha fatto un'ulteriore domanda, ha detto: ma di chi è proprietà della Banca Centrale Europea l'euro o no? E gli hanno risposto che non risulta che sia da nessun documento ufficiale che sia della Banca Centrale Europea. Allora voi mi dovete dire come cazzo è possibile che uno presta i soldi che non so suoi. È come se io prestassi la macchina di Angela a qualcuno di voi. Se o la macchina è mia, allora io la posso prestare a chi voglio, oppure non la posso prestare. Sto usurpando un diritto che sta negli altri e sto truffando quello a cui la sto prestando, perché se per caso arriva il proprietario vero e gli trova la macchina in mano, gli fa ammazzo tanto. Allora, a prescindere quindi da questa premessa, però loro, la banca, fino adesso i nostri cari governanti ci hanno detto che i soldi sono dalla banca fino a ieri, perché poi adesso uscirà fuori anche questa notizia, perché ancora non è uscita, negli organi ufficiali. Allora, che cosa è cambiato? Cioè, qui ci dicono che l'euro è della Banca Centrale Europea, per cui giustamente ce li presta, dobbiamo quindi dargli un tornaconto, una revenue, perché giustamente ci dà una funzione, ci dà un servizio e gli dobbiamo riconoscere qualcosa. Allora, qui è tutto da discutere, perché possiamo discutere, l'ho detto un attimo fa, no? Ma prendendo pure per buono che sia vero che davvero ci presta ed è la Banca Centrale Europea, allora bisogna fare questo ragionamento, bisogna cominciare a ragionare col proprio cervello e non con quello che ci dice il nostro capo ufficio o il nostro direttore o il nostro ministro degli interni o quello del tesoro. Bisogna cominciare a far funzionare il cervello e a capire esattamente come stanno le cose. Allora, se la proprietà dell'euro è della Banca Centrale Europea, è come se noi pagassimo l'affitto e paghiamo l'affitto.